Mi presento, la maestra Luigina. Siete stati proprio bravi a venire a fare questa bella visita, mi sembra di essere a scuola. Siamo andati a visitare due luoghi dove ha passato una parte della propria vita, per cui se poi nei suoi racconti farà dei riferimenti, voi sapete che abbiamo visitato l'attuale municipio, sì, che era la vecchia scuola, sì, insomma elementare. Dove io ero bambina e ho insegnato per 11 anni lì, ecco, e un anno nella scuola nuova. E poi abbiamo visitato anche il vecchio municipio, che è anche dove, sì, è stata, ha lavorato come sindaco. Conosco tutti e due, ecco, e veramente ho passato parte della mia vita. Allora, ecco, venite, allora vediamo poi di farcelo raccontare. Ho insegnato qui a Volano per 12 anni. E il resto degli altri anni, per esempio 7 anni a Cagliano, sono stata qui nelle vicinanze, in Val di Sole, in Val dei Mocheni, il Trentino l'ho girato tutto ed erano scuole più piccole di Volano, no? Io ho una grande nostalgia della scuola, siccome ho la terrazza dall'altra parte della casa, quando voi fate ricreazione, se è bel tempo, vengo sulla terrazza a guardare i bambini e a sentirli, perché mi sembra di essere a scuola, veramente. Lì l'edificio che avete visitato, che attualmente è il municipio, una volta era la scuola, però le aule, i locali sono rimasti belli, grandi, pieni di luce. La scuola era molto bella, però in mezzo a due strade. E noi avevamo sempre paura, noi maestre, quando coi bambini si andava a ricreazione, perché i bambini del secondo ciclo andavano sul sagrato della chiesa e quindi dovevano attraversare la strada, e i bambini di prima e seconda rimanevano nel piazzale, che era dove adesso c'è la fontanella lì vicino al municipio. E quando per esempio nella scuola lì si facevano recite o ci trovavamo insieme, non avevamo aule magne. Allora la direttrice, che era proprio nella scuola, faceva salire tutti i bambini nel giroscale e da basso o cantavano o recitavano e si vedevano tutti i bambini. Voglio dire, era anche un disagio, perché poi con la scuola nuova avete una bella aula magna e lì si possono trovare bambini, genitori, e far tutte le assemblee possibili. E negli anni 80 io ho insegnato qui, ma negli anni dal 41 in poi io ero a scuola lì. Per la verità, siccome erano anni di guerra, io in quella scuola lì sono rimasta come bambina soltanto la quarta e la quinta, ma le altre classi siamo andati nella scuola musicale, proprio a piano terra, in un locale. Da una parte c'erano le mucche di quella famiglia che abitava lì, e dall'altra c'era un avvolto, no? Cioè un locale dove mettevano gli attrezzi per la campagna. E poi sono andata in un'altra casa, sempre di via Roma, Volano la conoscete, sì, bene, sempre di via Roma, in una casa privata. E poi sono arrivata pian pianino anche alla casa maestra Pierina. Sapete che è vicina? Sì, loro la conoscono per la catechesi. Per la catechesi, lì sì. La scuola era occupata dai soldati, dai militari. Qui, per esempio, in questa casa, noi eravamo in tanti bambini, eravamo in 7 eravamo. C'erano i nonni, i genitori e una zia, e siamo andati a dormire da basso, nei locali da basso, e qui c'erano tutti, tranne la cucina e anche di sopra i soldati, i tedeschi, e c'erano anche polacchi. E mi ricordo che c'era un soldato polacco proprio nel 44 e mi chiedeva a che ora era la messa, mi insegni dov'è la chiesa. E allora alle 10 io lo aspettavo e andavamo in chiesa. Ecco, ci teneva proprio a venire in chiesa. Ma questi soldati erano loro padroni della casa e così avevano occupato la scuola in tante altre case. E noi per andare a scuola dovevamo andare in qualche casa privata.
e soltanto dopo il 45 siamo tornati ancora nella nostra scuola. E mi ricordo che in quarta, sì, la mia mamma è andata dalla maestra a chiedere se per piacere il mese di maggio e di giugno mi lasciava libera la mattina, perché dovevamo andare a pascolare le mucche, le vacche. Io e mio fratello avevamo 8 e 9 anni, ci alzavamo alle 5. Esatto. E con le mucche si andava, la località è Cornalè, ma tanti, non eravamo mica noi due soli, tanti bambini di Volano, ma si andava con le mucche, le lasciavamo libere perché c'erano tanti, c'era abbastanza erba, prati, ma tutti ripidi, tranne uno, un bel prato, dove noi giocavamo tutta la mattina, mentre le mucche pascolavano. E mi ricordo una volta che la maestra, eravamo in quinta, eravamo in 25, e la maestra una mattina ha detto: bambini, sento profumo di stalla. E tutti abbiamo fatto così, testa, perché tutti andavamo nella stalla a fare il filò, nel senso che c'erano tutti i nonni, i genitori, alla sera ci si trovava, si giocava al merlo, alle carte, e lì si divertivano e riposavano anche gli adulti. Ecco, c'era il reparto dove c'erano le mucche, le vacche, e poi una parte della stalla dove c'era un tavolino e tutto intorno delle panche, e si stava lì e si andava dai vicini anche. Perché la differenza fra la vita di oggi e la vita di allora era che si conoscevano tutti e c'era una relazione, la porta era sempre aperta, sempre, di tutte le case. Mi ricordo che passavano, sapete, i venditori ambulanti? Ecco, venivano anche dal Friuli, dalla Val dei Mocheni, anche da fuori provincia, e si affacciavano lì alla porta, al cortile. E allora la mia nonna diceva: stasera dormite qui? Allora si fermavano, ci si preparava e dopo si dava loro da cena, cioè si poteva vivere così perché l'ambiente era piccolo, come dire, ci si conosceva. Ma al giorno d'oggi, se passiamo per le vie di Volano, quante persone non si conoscono, e soprattutto ci sono anche persone da fuori, sono belle nere, belle bianche o belle brune, cioè la nostra società rispecchia il mondo di oggi. Voi andate a Rovereto e così anche a Volano, ed è bello questo. Però dobbiamo abituarci a relazionare, a metterci in contatto con tutti. Allora le persone hanno bisogno, i bambini di trovare bambini e gli adulti di trovare persone, colleghi, amici e che... Negli anni 80, quando io tornavo da scuola e mi portavo sempre a casa i quaderni da correggere, venivo dal paese o dalle vie avviate, ma quanta gente, a qualsiasi ora del giorno. Al giorno d'oggi forse è cambiato il modo di lavorare, perché tutti allora facevano i contadini o gli operai, ma in maggioranza contadini. Allora le persone non circolavano così. Qui allora alle 8, a mezzogiorno, si vede un bel traffico. Ma poi, anche la sera, per esempio, dopo le 8, il paese è morto. Non si vede più nessuno, tutti a casa loro. Invece mi ricordo negli anni 80, che non sono molto lontani, ecco, negli anni 80 ci sono anche oggi le associazioni, c'è tanta, come dire, vitalità, però manca qualcosa e le persone hanno bisogno proprio di relazionare, di incontrarsi fra di loro, e questa è una ricchezza, non sono solo i soldi. Ma questa è una ricchezza, perché una volta una persona ha chiesto a un'altra: ma quella bambina è povera, che ero io. E la persona ha detto sì, e io ho detto: io no, non sono povera. No. E sapete perché? Anche se avevamo solo patate, fagioli,
quello che dava la campagna, pesche, ciliegie, uva, ma ci si doveva, come dire, accontentare. Ma io mi sentivo felice, contenta, perché eravamo in tanti. Quando qualcuno veniva da fuori a abitare a Volano, si diceva c'è quella tal famiglia lì, e poi si domandava come vi trovate a Volano. Bene, ma veramente. Allora l'accoglienza, cioè l'atteggiamento così benevolo verso le persone, fa star bene il resto della comunità. Si forma una comunità più unita, e tutto sommato le persone sono più contente.